Da oggi, per le persone con difficoltà motorie che vivono ad Orgali, svolgere le proprie attività senza dover richiedere la collaborazione di amici e parenti sarà più semplice. Un nuovo pulmino allestito per disabili è stato infatti donato sabato sera alla Croce Verde di Orgali grazie all'interesse di una cordata di 22 imprenditori del paese che, coordinati dall'Associazione Nuova Mobilità Sarda, hanno reso possibile il compimento di questo progetto solidale. Il pulmino, acquistato dall'Associazione Nuova Mobilità Sarda con il contributo generoso dei 22 imprenditori locali, è stato concesso alla Croce Verde di Orgali in comodato d'uso gratuito di 4 anni con eventuale rinnovo. Il mezzo verrà impiegato per il trasporto di cittadini con difficoltà di deambulazione per ogni tipo di attività, dalle visite specialistiche alle incombenze del quotidiano fino alle gite fuori porta. Il servizio sarà completamente gratuito per i suoi fruitori. Alla cerimonia di consegna, tenutasi sabato 28 settembre durante la tappa d'Orgalese di autunno in Barbagia, hanno preso parte, oltre a tutti gli sponsor, il presidente dell'associazione Jonathan Piras, il principale socio fondatore Piero Corrias, il presidente della Nuova Mobilità Sarda Roberto Porcheri, Don Michele Casula, la sindaca Maria Itria Fancello e l'assessore alle politiche sociali Rosanna Fronteddu. La Croce Verde d'Orgali, fondata nel 1976 e convenzionata con la Regione sin dai primi anni 2000, ha sempre operato nel territorio d'Orgalese offrendo ai propri cittadini servizi di emergenza e di urgenza, ponendo sempre tra i propri obiettivi quello di andare incontro alle necessità di assistenza manifestate di anno in anno dai d'Orgalesi. Questo nuovo servizio permetterà loro, a partire da oggi, di essere ancora più vicini ai bisogni della comunità.